oggi vi raccontiamo di un viaggio. Dai, che ci siamo, la strada è ancora lunga oggi, eh. Andiamo con calma, senza infrangere nessun limite di velocità, senza infrangere nessun tutor. I love you like oil loves the shining lighter. Stanotte non è stato facile dormire, comunque tante emozioni, adrenalina, pensieri, però siamo carichi. Si va. Bene. Ciao Sergio, ti vogliamo bene. Dai, ci siamo, dai cazzo. Ventimiglia Pistoia sono 360 km per 4 ore, praticamente 4 ore di viaggio, più gli autogrill. E uscimmo a rivedere le stelle. Questa la pagherò carissima. Fantastico, grazie, eh? Sei un amico. Your body, your mind, your skin, your bones, your head, your eyes. Don't mind if I'm so interested in you. Noi siamo tutti insieme appassionatamente praticamente da 10 anni. Quindi abbiamo festeggiato il decennale praticamente a marzo. Ale è arrivato poco dopo, nel senso che all'inizio ha cominciato con un tiro acustico e poi pian pianino abbiamo deciso di avere anche una batteria, perché comunque fa la differenza avere una batteria, e ci serviva il batterista migliore che fosse sulla piazza e ce l'abbiamo fatta. La mia Genova, la mia città, dove i compagni di camera mi hanno scovato. Posso farvi vedere un po' di attrezzatura che stiamo portando giù? La sacca personale con i vestiti di scena, la camicia di Marco, che ecco, ve la faccio vedere in anteprima, con i teschietti. Poi abbiamo un po' di testate a caso per i chitarristi che sono noiosi, pedaliere, bassi e chitarre sparse. Sopra abbiamo un cassone dove abbiamo 4 chitarre e un nano da gioco. Lo teniamo lì per aiutarci a montare. Questo andrà tolto. Breve potremo notare le colline di Massa, Carrara. 5 minuti a 9 km, ti trovi ancora sul percorso più veloce. Quest'anno il Pistoia è giunto alla 41esima edizione, quindi pensate un po' quanti artisti sono saliti su questo palco. È davvero incredibile. Thank you.
arrivare in piazza è semplicemente mozzafiato. Mozzafiato. Abbiamo condiviso il palco con il Black Banjo, con il buon Joe Bastianich e la Terza Classe, che è una band di Napoli, e con i God Mule di Warren Haynes, che per noi sono delle leggende. Il palco visto da fuori è semplicemente enorme, non mette però ansia, tutt'altro, mette carica e decisamente mette emozione. I had a bad dream. Tutto il complesso del Pistoia Blues è in centro a Pistoia e i locali del backstage, come vedete, sono giganti e super attrezzati e comunque estremamente suggestivi. 1, 2, 3. Prova. È bello vedere gli amici che ci sostengono da tutta Italia, si spostano per stare sotto il palco tutti insieme a cantare i pezzi e a guardarli diventare grandi come quell'enorme palco che c'è a Pistoia. La sera ovviamente ci siamo fermati poi nei vicoletti della città, abbiamo preso una stanza, più stanze in centro e comunque vivere la città è emozionante. Siamo arrivati qua con tanta fame, avevamo proprio voglia di vivere un palco del genere, non solo come band ma anche come fan, perché noi siamo grandi fan dei Govent Mule, quindi è veramente una cosa fantastica poter suonare sullo stesso loro palco. Il momento del soundcheck ha una sua sacralità perché è l'effettivo arrivo, è l'inizio di quello che è il lavoro sul palco. Per questo dobbiamo ringraziare due figure che ci hanno di più aiutato a raggiungere questo meraviglioso obiettivo, che sono Pietro Foresti, che è il nostro producer, e David Bonato di Vurek e Davvero Comunicazione, e sono in staff con noi ormai da quasi 3 anni, insieme poi a tutti quelli che sono i ragazzi che ci danno una mano a quello che è il nostro progetto e i nostri obiettivi. Sul palco e nel backstage abbiamo trovato tanta professionalità, sì, ma anche tanta tranquillità. È una festa, è un evento da godere e tutto lo staff del Pistoia Blues è una macchina rodata che ti mette decisamente a tuo agio. Lo scopo è che sia tutto perfetto e che tutto possa trasmettere ciò che è la nostra idea di musica ad un pubblico che per noi è così nuovo e soprattutto è così vasto. Poi tutto comincia ed è adrenalina, ma è anche la bellezza di fare ciò che ci piace di più.